Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Apriamo con la curiosa storia del giustiziere delle auto parcheggiate male. Per 2 anni ha attaccato con una colla speciale dei bigliettini con le offese sulle macchine parcheggiate in sosta selvaggia nella zona di via Ferrucci e via Valentini. Ieri è stato fermato dalla Polizia Municipale. Sentiamo Claudio Vannacci. Da almeno 2 anni si era autonominato giustiziere e aveva avviato una campagna personale per punire con biglietti scritti per l'occasione chi parcheggiava in maniera incivile, dalla semplice sosta in zona vietata a quella sugli stalli dei disabili o sulle strisce pedonali. Un'azione da un certo punto di vista meritoria, ma che ha finito per provocare danni per centinaia di euro con le conseguenti denunce da parte delle vittime. Il giustiziere è stato fermato ieri dagli agenti della territoriale della Polizia Municipale. Si tratta di un 41enne pratese che soprattutto in zona via Torelli, via Pisano e via Ferrucci dal 2020 apponeva con una colla speciale e un raschietto biglietti intimidatori sui finestrini delle auto in sosta irregolare. I biglietti erano attaccati in maniera da renderne difficoltosa la rimozione e in certi casi da danneggiare i motori alzavetro delle macchine per danni appunto di centinaia di euro. Il comando di polizia municipale, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni e denunce, ha fatto così partire le indagini. Abbiamo fatto dei primi accertamenti con il reparto territoriale, ma non hanno dato esito. A quel punto, visto che nel frattempo anche altri cittadini erano venuti a fare proprio denuncia querela presso il nostro comando, abbiamo predisposto un servizio in borghese, in abiti civili, e siamo riusciti a cogliere in flagranza la persona mentre proprio apponeva questi bigliettini. Gli agenti hanno trovato in possesso dell'uomo oltre 60 biglietti, tutti scritti a mano e con offese varie nei confronti del conducente. Tante le vittime ancora da identificare, molte delle quali non hanno sporto denuncia. L'uomo è stato invece denunciato per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e gli sono stati sequestrati colla, raschietto e i numerosi biglietti pronti all'uso per tipologia di infrazione. Torniamo a occuparci del taglio estivo della postazione medicalizzata del 118 a Montemurlo, perché oggi c'è stato l'incontro tra l'ASL e il sindaco Calamai e c'è una nuova ipotesi, una nuova soluzione che vede Montemurlo insieme ad Aiana. Sentiamo. Una nuova organizzazione del servizio 118 che metta insieme Montemurlo e Aiana per dare una copertura ottimale su entrambi i territori. È l'ipotesi emersa oggi nell'incontro che l'ASL Toscana Centro ha avuto con il sindaco Simone Calamai sull'annunciato taglio della postazione medicalizzata che il comune subirà da giugno a settembre per permettere al personale in camice di effettuare le ferie in presenza di una carenza d'organico senza precedenti. Medicalizzata che sarebbe comunque stata sostituita da un'infermieristica come prevede la legge per i punti di soccorso avanzati. Dalla riunione di oggi è emersa una nuova possibilità per valorizzare le poche risorse umane in campo e le rivendicazioni dei singoli territori. Bocciata l'ipotesi del sindaco di fare a meno di una postazione medica a rotazione sulle 4 zone della provincia di Prato, città Val Bisenzio, Colline Medice e Montemurlo. Nell'organizzazione del servizio infatti bisogna tenere presente la popolazione, l'ampiezza, le caratteristiche del territorio, la vicinanza all'ospedale o ad altre postazioni medicalizzate. L'idea del mal comune mezzo gaudio può funzionare a livello di immagine politica, ma è una soluzione complicata da attuare, oltre che pericolosa. Ecco dunque che il direttore generale dell'ASL Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, e il direttore del Dipartimento delle Emergenze e Urgenze, Simone Magazzini, hanno messo sul piatto la possibilità di rimodulare il servizio di Montemurlo in funzione dei territori confinanti, seppur del pistoiese. In questo momento ad Aiana, al 118, ha un medico per coprire le 12 ore diurne e un infermiere per le altrettante notturne, mentre Montemurlo ha un medico H24. Lavorando su questa turnazione è possibile trovare una mediazione a vantaggio di entrambi i territori. Morello si è preso 24 ore di tempo per articolarla nel dettaglio. Sarà quindi presentata domani. Restiamo in ambito sanitario, però parliamo di sanità territoriale. Sentiamo le richieste dei pensionati di Confesercenti per migliorare questo servizio. Alessandra Grati. La sanità nell'era pre-post-Covid è il tema scelto da Confesercenti per la festa regionale dei pensionati che si è celebrata oggi. La giornata si è aperta con il convegno nel Salone Apollo della Pubblica Assistenza, dove è stata scattata una fotografia sulla situazione del territorio, ma sono state anche presentate alcune richieste alla Regione Toscana. Eliminare le file ai pronto soccorsi, che sono una cosa veramente indegna, perché ci sono delle persone che aspettano mezze giornate per essere visitate o
assistite, insomma, aumentare le case di comunità, perché sembra che la regione abbia in qualche modo dato dei contributi per la costruzione di questi, che per noi sono dei contenitori. Però ancora non conosciamo la vera realtà di queste case della salute. Preoccupazione sullo stato di salute della sanità territoriale anche da parte dell'amministrazione comunale. In realtà durante il periodo abbiamo detto che bisognava rafforzare i servizi, soprattutto quelli territoriali, e invece oggi, insomma, ci troviamo a dover apprendere da parte dell'ASL ci sono una riduzione di servizi, faccio riferimento per esempio al 118 o anche alla Guardia Medica, eccetera, che effettivamente vanno, come dire, a scontentare la popolazione e anche gli amministratori. Torniamo su un tema caldo per Prato, l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, perché c'è il via libera di ENAC per la pista di 2200 metri. Chiara Valentini. Il consiglio di amministrazione di ENAC ha dato l'ok al progetto per la pista di Peretola di 2200 metri. Soddisfatto il presidente della regione, primo sostenitore di questa ipotesi, al posto di quella ormai tramontata di una pista di 2400 metri, tanto che alcuni l'hanno già rinominata pista Giani. 2200 metri quindi, inclinata di 4 gradi rispetto alla A11, con il cono di volo su Case Passerini e meno consumo di suolo, spiega il presidente. Intanto 200 metri su 2200 sono quelli dell'attuale pista. Poi sono risparmiati 47 ettari al comune di Sesto, che andranno a rimpinguare il territorio dedicato al Parco della Piana. Ci si allontana inoltre dal polo universitario, altro ente che aveva protestato non poco. Quindi si parte con la realizzazione? No. L'ok di ENAC era il primo passo, ma ora Toscana Aeroporti dovrà presentare il nuovo master plan. Inoltre, Giani ha intenzione, ancora prima, di aprire un processo partecipativo, sia con i sindaci, in realtà quelli contrari hanno già ribadito la loro opposizione, sia con i cittadini. Ora, questa volta, a differenza del passato, io voglio nuovamente sviluppare il confronto con i sindaci dei comuni interessati e aprire una fase di dibattito pubblico. Tutti coloro che vogliono porre dei rilievi lo possono fare, e quindi la delibera sarà poi completa anche di queste deduzioni e controdeduzioni che naturalmente noi faremo. Secondo lei Toscana Aeroporti per la presentazione del master plan dovrà aspettare queste deduzioni della partecipazione pubblica? Sì, io ritengo che debba avvenire questo. Si allungano i tempi? No, non si allungano nemmeno i tempi, perché io non ho mai messo tempi. Cosa significa qualche mese in più per un'opera che deve rimanere per decenni sul territorio? Deve essere fatta bene. È diventato itinerante lo sciopero delle grucce proclamato la scorsa settimana dal sindacato Sicobas nei confronti dell'azienda del macrolotto 2 Digi Accessori, e ora allargato ad altre ditte che secondo il sindacato farebbero cartello con la Digi, della quale avrebbero ospitato il magazzino dopo il trasferimento della merce dalla sede di via del Lazzeretto. La richiesta dei lavoratori, in gran parte di nazionalità pakistana, è di avere contratti regolari con 8 ore per 5 giorni settimanali, una delle rivendicazioni simbolo delle vertenze portate avanti da Sicobas. Stamani così i picchetti e i presidi dei Sicobas sono stati, oltre che di fronte alla Gidi, anche alla Meta in via Edoardo Chiti e alla LC di Montemurlo. Ieri invece il picchetto era davanti alla Ruentex e Gruccia Creation. Torniamo a Montemurlo, ma per occuparci di raccolta differenziata e di ispettori ambientali. Grazie a questo servizio attivato un anno fa, la raccolta differenziata sfiora l'80%. Sentiamo. Raccolta differenziata che torna a sfiorare l'80% grazie a un incremento di quasi 2 punti percentuali e il dimezzamento degli abbandoni, che sono passati dalle 50 tonnellate del 2020 alle attuali 25. Sono gli effetti su Montemurlo di un anno di controlli degli ispettori ambientali di Alia Servizi Ambientali. Il punto è stato fatto stamani dal comune, dai vertici dell'azienda pubblica che gestisce i rifiuti. È un risultato significativo, perché chiaramente poi ha riflessioni su quello che poi sarà l'esito della tariffa e del tributo TARI.
Dal marzo del 2021 ai 12 mesi successivi i controlli sono stati 684, di cui 42 per abbandono e il resto per errati conferimenti. Hanno interessato 548 utenze domestiche e 136 non domestiche. Le sanzioni sono state 23, di cui 13 a utenze non domestiche, tutti già riscosse. La violazione più contestata e corrispondente a 100 euro di sanzione è la mancata differenziazione dei rifiuti. I buoni risultati ottenuti in questo anno portano alla conferma del servizio, che al momento riguarda solo Prato e Montemurlo, ma che presto sarà attivato anche a Poggio a Caiano. Fatti tanti controlli, poche sanzioni, ma sicuramente un'attività educativa nei confronti della città importante. Per migliorare ulteriormente il servizio è in arrivo un'altra novità. Il progetto Equità, dedicato al recupero dell'evasione Tari, che coinvolge Polizia Municipale e Sori, sarà allargato anche al personale viaria, con 4 uscite al mese per ispezionare le aziende del territorio. Si comincia da giugno. Questo significa ovviamente raggiungere una maggiore equità, significa contrastare una concorrenza sleale, significa far sì che tutti paghino quello che è dovuto e questo non ricada invece su chi già paga. Alia può portare innanzitutto le segnalazioni che arrivano sulla base dell'esperienza quotidiana, visto e considerato che ogni giorno noi andiamo a raccogliere rifiuti all'interno dell'azienda e quindi si può anche verificare e si può essere consapevoli se ci sono delle situazioni che funzionano meglio o funzionano peggio. A proposito di ambiente, andiamo a Carmignano per la prima edizione dell'Eco Festival. Alessandra Grati. Il primo Eco Festival del comune di Carmignano nasce da una spinta dal basso, visto che è organizzato dal biodistretto del Monte Albano e dal Gas Fico, con il patrocinio del comune. Parleremo e ci saranno tantissimi laboratori, iniziative in cui sarà al centro l'attenzione il cibo come bene comune, l'agroecologia, il riciclo, l'economia circolare, tutti i temi che parlano della Carmignano del futuro. Ma l'aspetto più bello di questa iniziativa è che è un progetto che è partito dal basso. Il primo appuntamento domani alle 21.30 con il webinar di Alex Bellini, che sarà trasmesso anche sulle pagine social del comune. Tra sabato e domenica invece la manifestazione si arricchisce con tavole rotonde, laboratori del riciclo, il mercatino dello scambio degli abiti e lo street food. Tanti sono gli eventi appunto in programma tra sabato e domenica, sia alla Pista Rossa che al Parco Museo Quinto Martini. Abbiamo una serie di laboratori per bambini a cura di varie associazioni del territorio e anche del biodistretto. Poi abbiamo due camminate in programma, un laboratorio del cuoio a cura di Humanitas e altri eventi incentrati sempre sull'autoproduzione, come ad esempio il fare proprio il sapone all'olio d'oliva. Ci sarà anche un momento musicale durante la giornata con la Sganganga Band. Ed è tutto, vi ringrazio per averci seguito, buona serata.